fuori gara. È larga. E qui deve stare proprio più avanti. Vattela a prendere sta partita. Sbaglia con il dritto da Sondrio a San Paolo, da una finale in un torneo future alla finale di un torneo ATP, e neanche esulta più di tanto. È stato un match incredibile, la prima finale in carriera di Luca Vanni, che riesce, soffrendo, recupera un break nel terzo set, riesce a battere Joe Sosa, che non ci crede. Adesso arriva la gioia accumulata in 30 anni in cui ha sofferto più di tanto. Si prende la rivincita su tutto e su tutti, batte dopo quasi 3 ore di gioco Joe Sosa con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-4. Davvero immenso Luca Vanni, non aveva mai vinto, lo ricordiamo, non aveva mai giocato fino a 40 giorni fa un match in un tabellone ATP, non aveva mai vinto un match in un torneo ATP prima di questa settimana. Baci a tutti, baci a casa, e qui la stretta di mano con Joe Sosa, incredulo. Buonasera a tutti, intanto come sempre complimenti a Joao per questa partita. Prendere una delle armi a Joe Sosa, giustamente. Per me non è stato facile giocare contro di lui e di contro a 5.000 persone, non so quante ce n'erano. No, sicuro rimarrà nella mia vita questo ricordo, dove ho vinto la prima partita a livello ATP e ho continuato a vincere. Quindi ora guardiamo domani cosa succederà, e intanto ringrazio tutto il pubblico che è venuto a vedere questa partita, e niente, grazie a tutti. Massava di palmas para Luca Vanni. E allora,